Giacomo, che cazzo è sta faccia? Lasciamo perdere, sì. Lasciamo perdere. Giacomo, lascia perdere il cazzo. Cosa hai combinato? Guarda, vai in bagno, te ne accorgi da solo. Non devo dirti niente. Ma che cazzo? No, Giacomo, tu adesso mi spieghi cosa cazzo è successo. Filzo, cosa è successo? È successo che è una cena con Lorenzo, no? E poi cosa è successo? Che io sono andato fuori dal ristorante. Sei andato fuori dal ristorante? E ci siamo dimenticati di pagare. E quindi è arrivato il cameriere. Vai avanti, Giacomo, è arrivato il cameriere? E niente, ho pagato. Penso, cosa devo fare? Ho pagato. Ho preso la macchina. E sono arrivato a un semaforo rosso. Era rosso? E io mi fermo. Il semaforo è rosso, uno si ferma, i semafori rossi, smilzo, riparto. Il semaforo diventa verde, io riparto. Dopo c'era una macchina in doppia fila. Giacomo, vai al punto! E c'era sta macchina in doppia fila e io metto la freccia e la supero. Cosa devo fare? C'era una macchina lì in doppia fila e io l'ho superata. E lì il problema. E da poi siamo arrivati a casa. Giacomo, siamo arrivati a casa e quindi? Quella bastarda. Giacomo! Guardandomi dritto nelle palle degli occhi. Come se fosse una cosa normale da dire a una persona. Mi guarda e mi dice. Pensavo, ma se lasciassi quel mio spazzolino? No, no, aspetta, non ho capito. Cosa ha detto? Se lasciassi quel mio spazzolino. Neanche un anno sta ricevendo. Che poi io sono entrato in bagno, ho visto tre spazzolini, ma pensavo che fosse quello che hai sempre dietro tu, quello che hai sempre in palestra, quello rosa, quindi l'avevi sempre dentro. Che poi si inizia così e poi si finisce con un mutuo pannolone, Giacomo. Merda dei bambini con responsabilità. Oggi nel tuo bagno, domani nel tuo conto in banca. Manco 25 anni di convivenza così, un annetto. Questa gente a cuore leggero non c'ha un minimo di tatto nelle cose. Ma perché sei fasciato? Ma niente, mi ha investito un cazzo di camion. Ah, ok.